finisce qui, finisce col trionfo dell'azzurro con il 5-1 dopo il gol di Leão che aveva ridato un po' di speranza al Milan. L'Inter con cinismo e qualità ha travolto i rossoneri, sale solitaria a quota 12 in testa alla classifica. 65 minuti primi in classifica, troppi in questo momento per pensare di essere sopra questa Inter. Di che parliamo, raga? Come la descriviamo questa partita? Un atto di bullismo? Oggi giocavano circo contro topi. Perché quelli con il 2 di picche e il re di coppe, a presa per i fondelli per ricordare Istanbul, gli altri rispondono, sono usciti dal tombino per malosi e tutto quanto. Circo internazionale. Belle le coreografie, come è anche bello dire l'unica cosa da salvare di questo Milan, visto oggi, il tifo che nonostante il passivo, come è successo a gennaio in Milan-Sassuolo 2-5, non ha mai smesso di esserci da quel settore. Per il resto io voglio partire con la definizione di stramaccioni. Purtroppo è impari, oppure l'ha detto Ambrosini, non lo so chi dei due. Definizione utilizzata per descrivere il confronto tra Malik Thiaw e Marcus Thuram. Lo scorso video avevo detto, analizzando l'Inter, che con il tempo ci saremmo resi conto del potere di questo ragazzo. Ambrosini sul finire della partita ricorda di quanto questo Milan abbia bisogno di tempo, perché ci sono tanti giocatori che arrivano da altri campionati. Ma Marcus Thuram non mi sembra ci sia voluto nessun tipo di tempo per capire che tipo di giocatore fosse e per quanto fosse in grado di prendersi questa piazza. Una cosa va detta: provate a immaginarvi, anche se gli invidio lo stipendio, la serata di Romelu Lukaku. Da che doveva andare la Juventus e si vede tutte le domeniche andare in gol Vlahovic, andando per la seconda stagione consecutiva a segno 4 volte nelle prime 4 partite, al nuovo re di Milano Marcus Thuram, che con quel gol si è preso scena, palcoscenico e primo posto, per non parlare di tutti gli altri, perché dovevo dirlo, scusa pa se spoileriamo la nostra chat di WhatsApp, però divertente come per lui il campionato è finito oggi. L'Inter è di un'altra categoria, forza fisica impressionante, io non parlo di giocate singole ma di una forza collettiva di una squadra, e comunque è la controprova che un attaccante va servito. Se gioca con altri 3 derby vince altre 3 volte l'Inter, corrono e pressano come matti anche sul 4-1, poi dopo 6 minuti, anzi 5-1, non ce n'è per nessuno. Come contraddirlo ad oggi? Come puoi contraddire una roba del genere quando vedi quella rabbia che t'hanno messo anche nel quinto gol, dove Frattesi si è quasi sentito ferito di vedere quello che ha al posto fisso Mkhitaryan fare una doppietta, e lui che sul 5-1 si leva la maglia e esulta, perché per lui vuol dire tanto quel gol. È il primo gol nel suo primo derby, da giocatore che si porta sempre quell'arrivo, giocatore del Sassuolo, chi arriva dal Sassuolo potrebbe sembrare un pacco, si gasa, ancora qua lo rivedo. Ma oggi è difficile parlare di Frattesi, di Mkhitaryan, di Thuram. Oggi c'è un qualcosa di assurdo, perché se devo contare i 5 gol dell'Inter e riassumerli in 7 tiri, addirittura al 30° minuto del primo tempo, quando stavano solo 1-0, il Milan aveva fatto il triplo dei passaggi. Ma il modo in cui ha portato palla l'Inter e in cui lo ha fatto il Milan evidenzia di come l'Inter abbia letteralmente capito come fare male a questa squadra, che invece la va a colpire nell'orgoglio con un inizio dove 3 volte su 3 avevano vinto e convinto, soprattutto con la vittoria di Milan-Torino, secondo me la prova anche per dimostrare che il Milan quest'anno offensivamente è qualcos'altro. E invece sui derby siamo ancora distanti. Ma quando oggi qualcuno al Fantacalcio mi chiedeva se mettere o no Magnan e l'alternativa era Radunovic, io penso sempre: se avete un portiere di riserva e in questo momento il vostro titolare, il vostro primo slot gioca contro l'Inter, optate per le altre alternative, perché in questo momento faccio veramente fatica a capire come si possano fermare con le coppe, con gli impegni, con gli infortuni, con cose che non dipendono però dagli avversari, perché questo non lo puoi contrastare. Se sono i vice campioni d'Europa non gli devi dire niente,
Letteralmente penso che se entriamo nella testa di Malik Chow stanotte non potrà prendere sonno, perché se si muove nel letto rischia di cadere pensando a quanto Thuram lo abbia letteralmente e in modo imbarazzante surclassato sotto ogni punto di vista. Già l'avevo visto male dal primo secondo in cui avevano scelto di mettere Chow a sinistra nella difesa 4, non ci aveva mai giocato, è giovane, il ragazzo. Con Chierso la destra, lui che ha giocato sempre con Tomori, lui che è entrato da poco nella lista dei titolari, senza Tomori, qualcosina mi aspettavo che avrebbero subito. Ma non perché Tomori era tutto questo mostro, ma perché secondo me per giocartela alla pari con l'Inter devono andare bene tante cose, devono incastrarsi tanti meccanismi. Oggi nel Milan nel primo tempo onestamente ci ha provato solo Teo, poi nel secondo tempo ci ha rinunciato, prima il giallo poi il rigore procurato per perdere un pochino le staffe ed era ancora sul 3-1 la partita, potevi ancora gestirla, mancava ancora 35 minuti, quel rigore lì. È tutto un insieme di cose che ti porti dietro. Cioè il modo in cui hanno fatto la doppietta Mkhitaryan, il modo in cui scambiano il pallone Çalhanoğlu che recupera palla. Vogliamo parlare di Çalhanoğlu? Boh, questo è un regista che recupera pallone. Fino all'anno scorso era una mezzala che segnava col tiro da fuori area, ora fa anche questo. Bah, bandiera della Turchia al bordo del circo internazionale. Oggi il circo si è divertito e la suonate con tutti quanti, eh. Çalhanoğlu, Darmian, anzi Çalhanoğlu, Darmian, Frattesi, Çalhanoğlu, Cross, Lautaro, in mezzo Mkhitaryan. Cioè, ma di che stiamo parlando, ragazzi? Cioè, di cosa effettivamente, di che centrocampo, di che esterni, di che ricambio, perché dei sette tiri, quello che poi si aggiunge ai non gol è il tiro di Carlos Augusto, un fendente clamoroso, e forse un altro che non ricorderò. Hanno messo cinque giocatori in campo, hanno sperimentato Aslani. Bullismo, ragazzi, oggi. Le ha utilizzato e innescato troppo poco. Solo Teo, ripeto, nel primo tempo. Solo Teo per come voleva suonare la carica partendo da dietro. Dico solo una cosa alla fine del video che poi non andrà a intaccare minimamente. Io non so da regolamento come si può interpretare quella situazione in cui Dumfries va a coprire la corsa di Teo Hernandez mentre va a inseguire Thuram. Pochi l'avranno notato, c'è stato solo un replay in cui si è vista. La palla di McKennie, per chi provasse a dirmi adesso cosa vai a cercare il pelo nell'uovo, oggi era regolare, i pagliacci della Lazio domani li vengo a ricercare nel video delle pagelle perché hanno fatto un silenzio stampa, ma la palla è rimasta dentro, quindi si parla del nulla. Non so, quello poteva essere gestito in modo diverso, però quell'episodio lì non va a cambiare quello che sarebbe stata l'inerzia di una partita, perché li ho visti assatanati, con la voglia proprio di distruggerli ancora, e ancora e ancora, e questo l'hanno fatto per tutto il 2023. Quindi il 2023 si chiude con un bilancio di, quanto stiamo? 4-0. Forse anche 5, no? C'è la Supercoppa. Allucinante. Gli ultimi 5 derby vinti. Solo un gol subito. Da questi derby, e oggi è il primo gol subito dell'Inter. Miglior attacco, miglior difesa. Cioè, se paradossalmente stasera, e non credo, il Napoli dovesse incappare a Genoa, che cosa potrebbe subire a livello mediatico questa botta nel campionato? Che dietro l'Inter ci può essere solo una squadra che approfitta del fatto di non avere le coppe. Vediamo se reggono anche con le coppe. Però, guarda, anche il 60% di questa Inter è pericolosa per tante squadre in Italia. Non ho ancora visto Pavard, che anche lui no, viene dalla Germania, si deve ambientare. Troppo soft Ambrosini ci è andato. Non ho visto Pulisic, annullato, come se fosse niente, perché, voglio dire, non aveva fatto vedere niente, assolutamente no. Loftus, la potenza fisica distrutta, e mamma mia, questa farà ancora più male delle altre quattro, secondo me, perché le altre quattro, bene o male, si giocavano a volte anche sul filo del rasoio, a parte l'andata di Champions League, dove secondo me la scoppola c'è stata. A livello anche di minuti dei gol, nel come sono arrivati, con la rapidità e con un po' di situazioni per l'importanza che aveva. Ma questa è un'ulteriore conferma importante. Che gruppo all'Inter che anche quando non gioca e non impone gioco e guarda gli altri, riparte dove tutti hanno un'idea precisa su come giocare. Il gol di Thuram da dove nasce? Da un recupero palla e da un Lautaro che sa che Dumfries sarà lì a 50 metri a lanciare Thuram dall'altra parte. Che mentalmente capisce che Chow è in difficoltà e lo va a punzecchiare per tutta la partita. Come i bulli a scuola. Non li hanno lasciati respirare. Colpiti nell'orgoglio. Mamma mia. Mamma mia.